Io continuerei quindi a citare i vari premi che l'Associazione Vila ha promosso in questi periodi, di cui parlava Bruno Mancini. E intanto il premio importante che noi ogni anno affidiamo, insomma, è il premio 8 milioni, e quest'anno è stato articolato in 4 sezioni. E quindi oggi comunichiamo le relative classifiche finali. La prima sezione è un premio musicale. Il terzo posto è stato assegnato alla cantante ucraina Valentina Galish con la canzone Caffè Sera. Il secondo posto è stato assegnato al cantautore siciliano Enzo Salvia con la canzone L'amore verrà. E mentre vince il premio musicale il cantante lettone Avis Sedlis con la canzone Inno. E un'altra sezione è il premio giornalismo. Vince il premio giornalismo l'articolo della lettone Liga Sara Larisca, che salutiamo e facciamo un applauso. Il terzo premio, arti grafiche, è stato assegnato al quinto posto, è assegnato al pittore venezuelano Miguel Pinero, opera codice numero 05. Il quarto posto è stato assegnato al pittore lettone Einars Repse, opera codice numero 17. Il terzo posto è assegnato al pittore ucraino Sergei Kirichenko. Opera codice numero 08. Il secondo posto è segnato alla pittrice lettone Liga Sara opera codice numero 07. Vince il premio Arti Grafiche la pittrice italiana Milena Petrarca. Anche c'è stato l'insediamento dell'Ansaldo e mio zio Panetti Petrarca, sono stati fondatori, ideatori anche di questo Ansaldo, quindi per me è una condizione grande, non lo so tutto, ho ringraziato lui come da Roma, anche ringraziato tutti i grandi mail, ho ringraziato il nostro amico e ideatore di questo evento. Dopo ci darà l'invenzione di quelli che sono le due opere, va bene? Vi ringrazio, un premio bellissimo, una manifestazione stupenda, io sono felicissima, brava. Dunque, la quarta sezione è il premio di poesia e la sesta edizione del premio internazionale di poesia, oltre a designare la poesia vincitrice in assoluto, assegna altri tre premi, ed esattamente il premio Web, il premio Giulia Panizza e il premio Testata Giornalistica in Istanbul. Vi leggiamo i vincitori di queste tre sezioni. Allora, per quanto riguarda il premio Web, il quinto posto è assegnato alla poesia Prego Maria della poetessa italiana Francesca Muzio. Il quarto posto è assegnato alla poesia No, non felici della poetessa lettore Liga Sara Patrizia. Il terzo posto è assegnato alla poesia Nello spiraglio di luce del poeta italiano Franco Maccioni. Il secondo posto è assegnato alla poesia Cancellani della poetessa italiana Angela Maria Di Bè. Vince il premio Web la poesia Amicizia della poetessa italiana Angela Maria Di Bè. Ce la vuoi leggere? Se vuoi anche adesso. Grazie. Prometto che questa qui sta anche in Brasile, tradotto in portoghese. Amicizia è il vero dono della vita,
non conosce barriere, etichette che distinguono il sesso, ha solo rispetto delle anime che comunicano tra loro, come i fiumi e i mari della terra. L'amicizia è il dono più prezioso che rende immortale l'uomo da generazione in generazione, attraverso l'azione racchiusa in un verso d'amore, dedicato a tutti noi e alla situazione di là. Passiamo alla seconda parte del premio, il premio Giulia Panizza. Il quinto posto è assegnato ex aequo alle poesie Mi inchino della poetessa Anthony Vera Roque, Per l'uomo del poeta di nazionalità non specificata Giannis Lapinskis, a mia madre del poeta italiano Antonio Fiore, I pensieri della poetessa lettone Mairida Tuzza, Mi accarezzo al buio della poetessa lettone Eva Martuzza, Non importa della poetessa lettone Anita Svain, Sketch di una vita spezzata della poetessa italiana Milena Petrarca, Dove mi aspetta della poetessa ebrea Liga Sara Lapinska. Questo è il quinto posto che seguo. Il quarto posto è assegnato alla poesia Dietro l'angolo del poeta italiano Giuseppe Capoluongo. Il terzo posto è assegnato alla poesia Prova a credere della poetessa lettone Eva Stravizna. Il secondo posto è assegnato alla poesia Quando sarò la pietra della poetessa ebrea Liga Sara Lapinska. Vince il premio Giulia Panizza la poesia Nello spiraglio di luce del poeta italiano Franco Maccioni. Allora, premio testata giornalistica in Iscari. Il primo posto ex aequo è stato assegnato alle poesie A mia madre del poeta italiano Antonio Fiore, Per un amico scomparso del poeta italiano Antonio Mencarini, dedicata al musicista di strada della poetessa lettone Lina Zalichetti. Prego Maria, della poetessa italiana Francesca Luzio, Dentro l'angolo del poeta italiano Giuseppe Capoluongo. Ed ecco la classifica finale della sesta edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni. Il quinto posto è assegnato alla poesia Amicizia, della poetessa italiana Angela Maria Tiberi. Il quarto posto è assegnato alla poesia Prova a credere, della poetessa lettone Eva Stravizna. Il terzo posto è assegnato alla poesia Dove mi aspetta, della poetessa ebrea Liga Sara Lapinska. Il secondo posto è assegnato alla poesia Quando sarò la pietra, della poetessa ebrea Liga Sara Lapinska. Vince la sesta edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni, la poesia Nello spiraglio di luce, del poeta italiano Franco Maccioni. Stefano Degli Abbati leggerà la poesia vincitrice. Si sente? Sì. Allora, nello spiraglio di luce. L'incredula notte nascondeva avanzi consumati. Dietro lo spiraglio aperto, la luna filtrava argentei raggi tra gli alberi sommersi dal sonno. Avevo i tuoi occhi di pianto, uniche stelle generose, che dall'immenso cielo potevo tuffarmi con gioia. Dall'immensità del nostro amore, nell'incredula notte trascorsa, l'orizzonte scopriva il nuovo giorno. Le nostre mani si tenevano strette e i tuoi occhi risplendevano ancora. La luce del giorno abbagliava, tracciando nei nostri volti una tremenda forza di vivere. Bene, cioè, ci fa molto piacere congratularci con Franco Maccioni per questa splendida poesia. Ora proseguiamo con il nostro programma.